Il suo messaggio è sempre attuale e ha richiamato oltre 5.000 giovani salesiani provenienti da tutta la Sicilia che ieri al Pala Catania hanno celebrato l'arrivo dell'urna di Don Bosco con canti, balli, preghiere in una giornata vissuta come una festa. Il santo dei giovani continua ad attirare a sé i ragazzi e oggi più che mai invita alla loro inclusione sociale. Lo ha sottolineato il rettor maggiore Don Pasqual Chavez Villanueva, superiore generale dei Salesiani e promotore del pellegrinaggio dell'urna contenente le reliquie del braccio e della mano destra del santo nei 5 continenti, in vista del bicentenario della sua nascita che cadrà nel 2015. Occorre coinvolgere i giovani, oggi emarginati dalla società, ha sottolineato. Vengono esclusi non soltanto delle possibilità a cui hanno diritto, di formazione, di educazione, di avvio al lavoro, di inserimento nel lavoro per avere prospettive di futuro. Hanno la convinzione di Don Bosco che se vogliamo veramente trasformare le persone e la società, la unica cosa è l'educazione. L'invito di San Giovanni Bosco alla reintegrazione giovanile è rivolto a tutte le forze sociali, ha spiegato il rettor maggiore. E per cui è un appello veramente a questo, credere nei giovani, scommettere sull'educazione, fondamentalmente sulla formazione professionale e l'avvio al lavoro, e la promozione del sistema preventivo e finalmente questo coinvolgimento di tutto attorno a questi grandi ideali. A dare il benvenuto all'urna di Don Bosco, il sindaco di Catania, Enzo Bianco, e il sottosegretario di Stato all'Agricoltura, Giuseppe Castiglione. Grande è l'energia dei ragazzi impegnati in uno spettacolo che attraverso inni, danza e recitazione ha restituito una rievocazione storica dell'esperienza di Don Bosco. Momento centrale la Santa Messa presieduta da Don Pasqual Chavez Villanueva. L'urna ha poi lasciato Catania. Tornerà nel capoluogo etneo il prossimo 11 novembre per la solenne celebrazione eucaristica in cattedrale e il corteo che sfilerà nel quartiere di San Cristoforo.